Colbert, Franceschi e Shannon. È incredibile come il campo partenti abbia dei valori molto simili, fatta eccezione per la McIntosh del record del mondo, per la Grimes che ha un 4.31 e le altre atlete vanno dal 4.34 altissimo e 89 della Forrester a 4.36.7. Non si è mai visto un campo così chiuso e quindi possibile per andare all'attacco, per cercare una medaglia che assolutamente non rientrava nella mappatura degli azzurri della vigilia. È l'ultima gara individuale di questo mondiale, è l'ultima gara con l'Italia tra le corsie. Sara Franceschi in corsia numero 7, si comincia con il Delfino, grande spinta di Jenna Forrester in corsia numero 4, alla 5 fa altrettanto Summer McIntosh che si mette subito a spingere, aggressiva Alex Walsh in corsia numero 1, Sara Franceschi con il Delfino rimane un po' più indietro, a distanza di sicurezza però almeno apparentemente bisognerebbe non cedere più di così, si va al passaggio del primo 50, 27.96 Summer McIntosh, 4 decimi di distacco per Alex Walsh, Sara Franceschi a 1.59 in sesta posizione. Non è da prendere come riferimento assolutamente la Franceschi, e poi ci sono tutte, la McIntosh perché è troppo più forte delle altre, perché nel Delfino è spaventosa, perché ha aperto anche con una velocità a mio avviso un po' eccessiva. Buon riferimento invece a Shannon, che è stata con la Franceschi una delle atlete squalificate nella stessa semifinale dei 200 misti, l'inglese che ha notato un ottimo 200 dorso ieri è stata quarta, ma è tutto il campo che va tenuto sott'occhio. La stessa Grimes sappiamo quanto essere fenomenale nelle prime due frazioni, ma essere completamente buca della rana. Delfino dorso impressionante, Katie Grimes che nella vasca di ritorno del Delfino è andata a ricucire lo strappo nei confronti di Summer McIntosh, adesso con la vasca di andata del dorso cerca di rimanere sulla stessa linea della favorita campionessa e primatista del mondo in carica, Sara Franceschi ha chiuso la frazione a Delfino 1.03.51, Summer McIntosh è già alla virata, il dorso di Sara Franceschi che può creare qualche difficoltà, ancora non tutto è perduto nonostante un distacco che sembra amplissimo. Beh, il dorso è la frazione che le sta dando un po' più di problemi, un po' per scelta e un po' probabilmente perché c'è qualcosa che non va a livello tecnico, lo dico perché il dorso è sempre stata la sua frazione naturale, quella in cui scivolava e metteva in acqua una grandissima progressione, qua si trova di fronte a delle specialiste e ha nella rana un'ottima frazione e ha nello stilo libero soprattutto una buona consistenza e questo torna molto più che utile in una distanza lunga come i 400 misti in cui si possono ridisegnare nuovi scenari a dispetto di una situazione quanto mai critica ai 200 metri. I 400 misti infatti sono distanza molto particolare per quello che riguarda l'eventuale cambio di equilibri, è il momento di provare il tutto per tutto, il passaggio ai 200, 2.15 e 30, Sara Franceschi davanti, l'assolo di Summer McIntosh che adesso sta staccando piano piano Katie Grimes, vediamo il riferimento cronometrico della canadese a questa virata, il passaggio dei 250 a 2.46.35, una vasca di andata della rana da 39.16, Sara Franceschi sta cercando di ricucire un po' lo strappo, è riuscita a guadagnare perfino 4 centesimi nei confronti di Summer McIntosh, quindi recupero più sensibile nei confronti dell'avversario, c'è ancora tanto da fare, Sara Franceschi ci sta provando, momento decisivo nei prossimi 25 metri della rana per provare a sognare anche con lo stile libero, altrimenti diventa tutto perduto. Sì, molto, troppo davanti Forrester, Grimes e Walsh, sono troppe atlete oltre alla sua vicina di corsia la Colbert per nutrire concrete speranze di medaglia, però per fare una prestazione convincente assolutamente sì, si deve andare avanti fino in fondo. Ha scalato una posizione, Sara Franceschi si è portata in sesta, 3.34.08 il passaggio ai 300 metri, ci sono parecchie avversarie davanti all'azzurra su tutte, questa signorina qua meravigliosa nel nuoto Summer McIntosh che sta andando verso l'ultima virata e poi si godrà la cavalcata trionfale verso un altro titolo mondiale e vedremo anche con quale tempo, 3.57.31 intanto quello che fa registrare all'ultimo passaggio, poi Katie Grimes che difende la seconda posizione e Jenna Forrester
Forrester che si è portata in terza, Sara Franceschi è in sesta posizione e sta cercando di dare fondo all'ultimo briciolo di energia, sta cercando di onorare nel miglior modo possibile questa finale, una finale che viene conquistata alla grande, medaglia d'oro Summer McIntosh con il record dei campionati 4:27:11, lo sprint per l'argento è Stati Uniti Grimes, poi Forrester per l'Australia, terzo gradino del podio e va in archivio così l'ultima gara individuale di questi campionati del mondo con l'Italia che chiude in sesta posizione, Sara Franceschi 4:37:73 a due secondi scarsi dal suo personale. Beh, devo dire una McIntosh superba, ha iniziato il 400, la manifestazione con un 400 di grande delusione, ha chiuso con un 400 di piena soddisfazione seppur senza riuscire a ritoccare il suo record del mondo. Un po'